Siamo all'inizio di giugno 1845. Siamo in Russia, a San Pietroburgo. In un palazzo numero 64 della prospettiva Nevskij, la via principale che attraversa tutto il centro cittadino, ci sono 18 appartamenti abitati da famiglie, lavoratori, studenti. È impossibile dire quanta gente sia stipata all'interno di casa Lopatin. Uno di quei 18 appartamenti ospita un aspirante scrittore, ha poco più di 20 anni e passa le sue ore, di giorno e di notte, a svuotare sui fogli un fiume di pensieri. Lo fa senza sosta, quasi in estasi, in trance agonistica. Quell'aspirante scrittore si chiama, detto all'italiana, Fyodor Dostoevskij. Alla russa il modo corretto sarebbe qualcosa tipo Dostoevskij, ma per non suonare vagamente ridicolo o pretenzioso lo chiamerò in The Italian Way. Dostoevskij ha 23 anni e di recente vive con un'altra persona, un coinquilino, di nome Dmitri Grigorovich. Lui ce lo descrive come un ragazzo che di letteratura ne sa un sacco, prodigo di giudizi poderosi sulla vita. Lo descrive come un tipo che se ne sta seduto a scrivere senza sosta, chiuso in un mondo a parte, è inutile chiedergli qualcosa mentre crea. Fyodor risponde con un mugugno. È così da mesi. Ha cominciato a lavorare su un romanzo all'inizio dell'inverno e non ha testa per altro. Una sera Grigorovich lo saluta, sta per andarsene a fare un giro, però Fyodor lo ferma, gli dice di non uscire, ha finito di ricopiare il libro e desidera da lui un parere, ne ha bisogno, da scrittore a scrittore. Lo invita a sedersi lì davanti e prende una sedia. Anche Grigorovich aspira a farsi un nome nella letteratura. Ha già pubblicato un articolo su una rivista e quindi accetta la proposta, è molto curioso, si siede. E lui, il giovane Dostoevskij, che un anno prima ha mollato la carriera da ingegnere militare per focalizzarsi sulla letteratura, glielo legge a voce alta, senza interruzioni. Grigorovich ascolta, prima solo interessato, poi coinvolto, preso, incapace di avvertire la stanchezza, totalmente dentro la narrazione. In certi momenti è tentato di dare una pacca sulla spalla a Fyodor per complimentarsi, la sua ammirazione ormai cresce di riga in riga, però evita di sfiorarlo, sa quanto il suo coinquilino ami poco il contatto fisico. Solo una volta non si contiene, scatta in piedi e lo applaude. Dostoevskij gli dice di tornare seduto e di fare silenzio. Finisce la lettura e al termine ci sono 30 secondi di silenzio, forse un minuto intero, un silenzio cosmico in tutta la stanza. Grigorovich osserva Dostoevskij che ha la fronte bassa e pare che stia addirittura piangendo. Gli dice che è bellissimo, gli dice che bisogna assolutamente farlo leggere a Niekrasov. Paolo Nori, nel suo libro Sanguino ancora, sostiene che il manoscritto a Niekrasov lo abbia portato Grigorovich. Stefan Zweig, nella sua biografia su Dostoevskij, dice invece che sia stato lo stesso Fyodor a portarlo. Poco importa, Niekrasov è un poeta giovane ma già famoso, legge il testo e su questo non ci sono dubbi. Intanto Dostoevskij, per rilassarsi, per non pensarci, va a casa di amici. Non giocano a carte né sbevazzano parlando di ragazze. Si mettono a leggere Le anime morte di Gogol, per rilassarsi, a voce alta a turno. Dostoevskij, decenni dopo, nel suo diario di uno scrittore, racconta che all'epoca lo si faceva, era un modo per passare insieme le serate, un po' come si fa oggi quando si guarda assieme a casa di qualcuno un film o qualche puntata di una serie TV. Alle 4 del mattino Dostoevskij torna a casa, c'è già luce, non siamo ancora nel periodo delle notti bianche, ma poco ci manca. È fine primavera, va in camera, ma non ha sonno, non si mette a dormire. Si siede e osserva fuori dalla finestra la bellezza del mondo. Poi sente il campanello, va ad aprire, e sono Grigorovich e Niekrasov. Mentre lui ha passato tutta la notte con gli amici a leggere Le anime morte di Gogol, loro l'hanno passata leggendo Dostoevskij. Sono eccitati, lo abbracciano, lui non capisce, gli dicono che hanno letto dandosi il cambio, hanno pianto, si sono fermati solo ogni tanto, poi hanno ripreso, lo hanno finito e lo hanno adorato. I due restano ancora mezz'ora a parlare con Fyodor, parlano di Gogol e di letteratura in generale. Prima di andarsene, Niekrasov promette a Dostoevskij di portare il libro a Bielinski. Bielinski è il critico letterario più stimato di San Pietroburgo, i suoi giudizi sono sentenza. Mentre Dostoevskij va a dormire, Bielinski riceve il manoscritto. Niekrasov gli dice che è nato un nuovo Gogol. I nuovi Gogol spuntano come funghi, risponde il critico. Comunque promette di dargli una letta. Quella stessa sera, secondo Paolo Nori, è Niekrasov che torna dal critico per farsi dare un parere.
Secondo Stefan Zweig, invece, è il critico Kvadia Nekrasov. È importante? No, poco importa, perché quello che conta è che Bielinski legge Povera gente e se ne innamora. Hai scritto un libro straordinario. Gli dice qualcosa tipo: ma lei si rende conto di ciò che ha scritto? Lei è un artista che ha rivelato i misteri dell'anima umana. Dostoevskij è incredulo, ammutolito, ascolta e non riesce a stare nella stessa posizione. Il cuore pompa, pompa e pompa, e Bielinski intanto continua a elogiare il libro. Quando torna a casa, Fyodor è tipo ubriaco e si chiede se davvero sia così grande. Nel diario di uno scrittore, ricordando quei momenti a decine di anni di distanza, li definisce i migliori della sua vita. Nel novembre 1845 scrive una lettera al fratello per dirgli che attorno a lui c'è grandissimo fermento, tutti aspettano che finalmente sia dato alle stampe Povera gente. Intanto ho ripreso a scrivere, il nuovo libro sarà pure più bello, ne è convinto, è pronto a scommetterci. Inizia a frequentare i salotti pietroburghesi e la gente ne è affascinata, anche se un po' stranita dall'aspetto. Ha una fronte ampissima, sotto di cui brillano due occhietti sempre in movimento. È magro magro e si muove in modo quasi goffo, come se fosse a disagio in quegli abiti nuovi e alla moda, forse comprati apposta per non sfigurare nel bel mondo. Il 15 gennaio 1846 esce Povera gente e lo fa sulla rivista Annali Patri. Le critiche di alcuni sono più simili a degli insulti e Dostoevskij ci gode. Si ricorda come è stato accolto Gogol al suo esordio e gongola e ride delle critiche, perché non fanno altro che alimentare l'interesse nei confronti del libro, al punto che a breve le copie saranno esaurite. Molte offese derivano dal fatto che i lettori, un po' ingenui, non si rendono conto che la voce del narratore è quella del protagonista e non quella dell'autore. A febbraio lo scrive al fratello in un'altra lettera: chi parla è Devyushkin e non Dostoevskij. Lui mica ha mostrato la faccia, lui si è nascosto. Ma quindi com'è questo Povera gente? È un romanzo epistolare, fatto, composto da 54 lettere tra Makar, Devyushkin e Varvara, detta Varienka, sua cugina di secondo grado. I due abitano uno di fronte all'altra e tra loro c'è un rapporto leggermente ambiguo. Non è chiaro se l'affetto che li lega sia solo parentale o abbia dentro quel quid in più. Lei è giovane, sui 20 anni, lui è di mezza età, brizzolato ma non vecchio, in una lettera ci tiene a precisarlo, nonostante sia stato lui, in altre occasioni, a definirsi un povero vecchio. Lei campa svolgendo dei lavoretti casalinghi, lui è un impiegatuccio, un copista. Non c'è una vera trama, in sostanza Makar racconta a Varienka le proprie vicende quotidiane. Le chiede come sta, le mostra attenzione e desidera che lei con lui si apra, gli sveli cosa le accade, vuole che lo faccia sentire partecipe della sua vita. Dalle lettere di Makar emerge la Russia di miserabili, quella di cui la dittatura zarista non si occupa. Da una parte c'è la nobiltà, intoccabile, dall'altra il popolo. Le racconta di aver visto un bambino malconcio, tremolante, che andava in giro con un bigliettino per chiedere l'elemosina, un po' come quelli che vediamo noi oggi nei vagoni della metro. Makar al bambino non ha dato nulla, perché nulla aveva in tasca. Il poco che guadagna, infatti, lo spende in regali per Varienka, che lo rimprovera. Lo ringrazia e lo rimprovera, lo sprona a spendere per sé, per dei vestiti nuovi, visto che i suoi sono piuttosto logori. Makar le dice di non preoccuparsi, ha a cuore solo lei. Dei vestiti non gli importa, servono solo per gli altri. È agli altri che interessa come lui si veste, a lui non gliene frega niente. Makar comincia sempre di più a trascurarsi, comincia a bere, viene anche trovato per strada ubriaco e fa errori di copiatura. Al lavoro il fondo lo tocca saltando un'intera riga, rendendo il discorso incomprensibile. È costretto a presentarsi di fronte a Sua Eccellenza. Qui abbiamo la scena migliore del libro, tipica dell'arte di Dostoevskij. Pochi attimi si espandono fino a diventare enormi, profondi. Makar Devyushkin è davanti ai suoi superiori, non si giustifica, non cerca di dare spiegazioni del perché ha commesso quell'errore, anzi non parla proprio, non riesce a parlare. Lui, che nelle lettere è un fiume di parole, lì è zitto, intimidito. Sua Eccellenza insiste, vuole spiegazioni, vuole sapere il motivo per cui è stato commesso quell'errore. Ma lui se ne sta zitto, vinto dalla vergogna. A quel punto, mentre muove le braccia senza sapere dove nasconderle, dove metterle,
urta un bottone della giacca e questo bottone si stacca, cade, saltella e tutti questi rumori nella stanza si ampliano all'inverosimile. Tutto è zitto, muto, tranne il bottone, che rimbalza e rotola. Il bottone finisce proprio a un passo dai piedi di Sua Eccellenza. Makara allora si affretta per andare a raccoglierlo, lo prende, ma gli cade e corricchia per recuperarlo in giro per la stanza. Sua Eccellenza allora, solo allora, si rende conto di come è vestito l'impiegatuccio, il copista. Lo fissa e Makara brucia, gli pare di ardere all'inferno. Sua Eccellenza, per pietà, gli molla 100 rubli, un'enormità. È una fortuna, ma è anche l'umiliazione somma. Il peggio arriva poco più tardi. Varienka riceve la visita di un ricco signore, Bykov. La vuole sposare per portarla lontana dalla povertà e dalla malattia, prima che gli stenti la uccidano. Come andrà a finire, non ve lo dico, vi lascio leggere il libro. La vera forza del testo sta nello stile. Le frasi sono brevi, tolgono quasi il fiato, le parole sono quelle del linguaggio comune, quotidiano, della strada e della gente con due G. In questo romanzo la forma è contenuto. Il problema è che è una lettura superficiale, senza i giusti occhiali, questo aspetto ci sfugge. Chi legge oggi, povera gente, basta leggere un po' di recensioni in rete, rimane abbastanza deluso. Non perché il libro sia brutto, però è difficile vedere quel capolavoro che credeva Bielinski. È evidente quindi che oggi qualcosa di povera gente ci sfugga. Bakhtin, famoso critico russo, critico letterario, ritiene che questo esordio sia la prima prova della rivoluzione copernicana di Dostoevskij. Nei suoi libri non è l'autore che determina il personaggio, ma è il personaggio che si autodetermina. Cioè, che significa? Significa che Makara ha una voce propria, vera, è un personaggio che acquista tridimensionalità a furia di parole, scrive le lettere come se si confessasse, come se si sviscerasse. Gli scrittori precedenti a Dostoevskij, quando usavano una prima persona, si limitavano a esprimere i pensieri del personaggio, lo stile era, come si suol dire, letterario. Makara invece è l'anticipazione dell'uomo del sottosuolo, che parla a ruota libera, si definisce in un modo e poi in quell'opposto, non è affidabile, azioni e pensieri si contraddicono di continuo. Tradotto, Dostoevskij per la prima volta nella letteratura dà voce autentica a un personaggio. Ed ecco quindi che capiamo la lettera inviata al fratello. In povera gente a parlare è Devyushkin, non lui. I lettori mica l'hanno capito. Pensavano che lo stile fosse sciatto, ma del resto non è colpa loro, perché non avevano mai letto nulla di simile. Se pensiamo alla prima persona di Robinson Crusoe, è impossibile non vedere la coincidenza tra autore e personaggio. Il naufrago parla nel modo forbito e ponderato di Daniel Defoe. Molto diverso il discorso se pensiamo a Huckleberry Finn, romanzo in cui Mark Twain fa raccontare la storia al suo personaggio, che è un ragazzo un pelo ignorante e senza peli sulla lingua. Ma Huckleberry Finn esce nel 1884 e povera gente lo precede di quasi 40 anni. Qualcuno obietterà, perché tutti parlano di Memorie del sottosuolo e del suo narratore, ma pochi di Makar Devyushkin? Beh, la risposta è semplice, Makar non è invidioso, cattivo, ironico, caustico, Makar è solo debole, distratto, ingenuo, ha più dell'idiota. La scena del bottone infatti ricorda la scena del vaso rotto che proporrà Dostoevskij nell'Idiota. Manca qui la potenza patologica dell'uomo del sottosuolo. Il vero problema di leggere povera gente oggi è che ormai siamo abituati a una prima persona che parla come mangia. Non troviamo nulla di rivoluzionario in questo libro, eppure è qui che risiedono le radici del flusso di coscienza. In Dostoevskij il personaggio narratore non dialoga con se stesso, Makar parla a Varienka e l'uomo del sottosuolo parla ai lettori. Per quello non ci sembra un flusso di coscienza, ma è chiaro che sia una confessione, è un rivelare se stesso a se stesso, con però la presenza immateriale di una seconda persona, singolare o plurale. Non è un caso se Dostoevskij abbia suscitato tantissimo interesse in un mindhunter come Freud. Dostoevskij, che è nato e cresciuto a Mosca, ma di Mosca non parla mai, come se l'avesse rimossa. Dostoevskij, che lascia un lavoro da ingegnere militare per trovare felicità nella scrittura, ma che nella scrittura trova una gioia dolorosa che la spreme, lo prosciuga. Stefan Zweig dice che i personaggi di Dostoevskij sono solo menti, menti perennemente pensanti senza un corpo. Ma non è proprio così.
Ci sono mani che stropicciano, c'è la continua sensazione di febbre, c'è il tremore, tutte le caratteristiche che troviamo nel Raskolnikov di Delitto e Castigo, e qui sono già presenti. Nel libro d'esordio c'è tanto, tantissimo di quello che diventerà dal 1864 in poi. In troppi fanno cominciare il vero Dostoevskij da dopo la condanna a morte e la prigionia in Siberia, ma la verità è che Povera gente è il primo passo di uno dei più grandi scrittori della storia. Buona lettura se ancora non l'avete letto, e alla prossima.